Continuano gli attacchi aerei israeliani su Gaza. L'accordo tra Israele e Hamas non arriva, la tregua a Gaza non si concretizza e l'attacco a Rafah, nel sud della striscia di Gaza, rimane nell'agenda del premier Benjamin Netanyahu. L'operazione ci sarà, con accordo o senza accordo, dice il primo ministro, che non sembra considerare il pressing degli Stati Uniti e dell'ONU. Israele da giorni ha ammassato mezzi e uomini al confine della striscia, con la possibilità di avviare l'offensiva in tempi brevi. Il piano di Netanyahu non sembra tenere conto dell'ipotesi di intesa per la liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas dopo l'attacco del 7 ottobre del 2023. L'ultima proposta elaborata al Cairo prevederebbe una tregua di 40 giorni con la liberazione di circa 1000 detenuti palestinesi in cambio di un numero di ostaggi che secondo il Times of Israel oscilla tra i 20 e i 30 in base, 33, in base ai criteri utilizzati. Gli studenti statunitensi intanto hanno continuato a protestare a sostegno del popolo palestinese e di Gaza, nonostante le minacce da parte delle loro università e i raid della polizia. Il Ministero degli Esteri cinese ha annunciato che rappresentanti di Fatah e di Hamas sono arrivati a Pechino per tenere un dialogo approfondito e franco per promuovere la riconciliazione palestinese. I raid israeliani hanno preso di mira diverse aree di Gaza, commettendo 5 massacri nelle ultime 24 ore che hanno ucciso 47 palestinesi e ne hanno feriti 61. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, 34.535 palestinesi sono stati uccisi e 77.704 feriti nel genocidio israeliano in corso a Gaza a partire dal 7 ottobre. Haaretz, citando appunto una fonte diplomatica, il segretario di Stato americano Anthony Blinken vuole assicurarsi che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non crei difficoltà nei negoziati per raggiungere un accordo per il rilascio dei detenuti israeliani. La polizia intanto sostiene di aver arrestato circa 100 persone ed evacuato Hamilton Hall e disperso il sit-in contro la guerra alla Columbia University. I media USA, secondo emissioni di USA, il presidente della Columbia University, Nemat Shafik, ha chiesto alla polizia di New York di rimanere nel campus fino al 17 maggio per garantire che non vengano più erette tende sit-in. Secondo la CNN, la polizia di New York arresta dozzine di manifestanti dopo essere entrati nella Columbia University. Aerei da guerra israeliani hanno lanciato diverse raid sulla città di Mais e Al-Jabal, Ula e nel sud del Libano. I bombardamenti dell'artiglieria israeliana hanno colpito la città di Al-Shnar, a est della città di Rafah.